Sindaco Crocetta, è stato eletto l'anno scorso con un plebiscito, secondo me. Il sindaco di Gela adesso è sotto una scorta davvero, penso, davvero pesante, perché ultimamente a febbraio, se non sbaglio, sono arrivati le ultime avvisaglie su progettati attentati nei suoi confronti. Noi stessi che viviamo in Sicilia non riusciamo a capire veramente che è stato, non perché noi non abbiamo la capacità di comprendere i fenomeni criminali e mafiosi, ma proprio per la complessità del fenomeno. Ma qual è la differenza fra un'attività criminale, diciamo, comune e invece il fenomeno mafioso vero e proprio? Cos'è che cambia? C'era un ragazzino che si chiamava Alessandro. Questo ragazzo era figlio di pastori. A 16 anni non sapeva né leggere né scrivere. In pochi mesi Alessandro imparò a leggere, a scrivere, a fare i conti. Allora un giorno io gli dissi: scusa Alessandro, ma visto che sei così bravo, perché non cambi vita? Allora mi disse: vedi quel ragazzo che poi è sparito, che è stato ammazzato? Era uno che voleva cambiare vita. Cosa mi aveva detto Alessandro? Alessandro mi aveva detto che dalla mafia non si esce, che se ci entri non si esce. Il vescovo diceva: se io mi compro la droga, io contribuisco al fenomeno mafioso. Se io domani divento commerciante, pago il pizzo, contribuisco al fenomeno mafioso. Se io domani mi trovo in difficoltà e faccio prestare i soldi all'usura, contribuisco al fenomeno mafioso. Ma il fenomeno mafioso non è soltanto un fenomeno di affari, è un fenomeno che mette insieme negazione della vita, negazione della libertà delle persone, che uccide. Cosa lega tutto questo mondo di criminalità, di traffico di sostanze stupefacenti, di pizzo, di usura, di appalti, eccetera? Cosa lega? C'è un bellissimo saggio, è un articolo di Giuseppe Nava, che è un giornalista catanese avanzato dalla mafia, che si chiama I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa, che racconta della irresistibile ascesa di alcuni imprenditori catanesi famosissimi allora, anche oggi, Trento, Costanzo, Franchiano, Gracci, che praticamente nel giro di alcuni anni prendono una parte, dicono a parte delle parti, eccetera, eccetera. Fava si chiede: cos'è che lega tutto questo mondo di affari con la criminalità? E trova quell'intreccio che praticamente porta ai rapporti fra economia, politica, criminalità, ma l'affare che poi è la mafia. E quello che è la particolarità del fenomeno mafioso rispetto a qualsiasi altro fenomeno criminale è il suo legame profondo col sistema di potere. Pensare che nel nostro paese ci siano politici che vengono condannati e poi promossi
sindaco che deve fare? Deve risolvere i problemi dei cittadini, deve cioè affrontare la questione dei servizi, aiutare possibilmente le fasce più deboli della società, cioè deve fare delle cose concrete per sviluppare la società in cui è. Però io non ho mai pensato di separare questo fatto di affrontare i problemi dalla questione della legalità. Lo stesso giorno che venni eletto, praticamente io mi trovai di fronte al fatto che uno dei miei legali venne chiamato da un mafioso che lavorava al comune per dire che vuole fare questo, la lotta alla mafia, digli che sta attento perché lo sistemiamo noi. Bene, il giorno dopo che questo signore, che io poi domani andai a denunciarlo regolarmente, aveva fatto queste minacce, in una trattativa politica con i partiti alleati, io mi sono trovato al tavolo del confronto politico questo signore che partecipava al gioco politico. E resta il fatto che queste considerazioni molto spesso vengono considerate la normalità della nostra terra e che questo venga a essere accettato senza neppure la denuncia pubblica o la dissociazione politica. Qual era il nesso e l'assunto di tutta questa questione? Che la politica non deve fare la lotta alla mafia, che la lotta alla mafia è un problema che riguarda i magistrati e i poliziotti e che i politici che fanno la lotta alla mafia non si occupano, non fanno i politici ma fanno gli sbirri, così io sono stato definito. Però il paradosso qual è? Che quando i magistrati e i poliziotti fanno la lotta alla mafia, perché ci sono anche magistrati e poliziotti che poi la lotta alla mafia la fanno anche molto seriamente, rischiando anche di persona, a questi magistrati e poliziotti, siccome non inchiesta di mafia, ad esempio qualche politico ce lo trovate sempre, gli si dice loro che quando fanno la lotta alla mafia si chiamano, fanno la polizia. Guardate che la prima volta che il nostro codice penale ha tenuto conto della parola mafia è stato nel 1982 con l'introduzione del 416 bis, che è l'associazione a delinquere sta mafia, una legge talmente importante che fu poi una grande elaborata scritta testualmente da Paolo Borsellino e da Falcone, da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino, su richiesta di Pio La Torre, che venendo in Sicilia aveva avuto una grande intuizione che i mafiosi non si riesce mai a colpirne per altre ragioni, perché il mafioso vero non è quello che fa l'attentato ma è quello che comanda e decide di fare l'attentato. Allora la questione è questa, che noi dobbiamo rompere questo rapporto tra politica, economia e criminalità, se vogliamo combattere, perché la mafia è quella, la mafia non è un fenomeno criminale come tutti gli altri, è un sistema di potere, da noi è un cancro in metastasi, qualcosa che corrode nel profondo tutta la società. Allora noi abbiamo bisogno di fare un lavoro molto più profondo, che non è soltanto quello della lotta contro il sistema di potere, ma come diceva Monsignor Pernisi, lavorando sulle coscienze e costruendo un'identità altra,